Ciao a tutti allenatori e bentornati in un nuovo episodio di Pokémon News, il primo del mese di ottobre. Siamo sempre più vicini all'uscita di Pokémon Let's Go Eevee e Pokémon Let's Go Pikachu. E a distanza di un mese o poco più ancora non so quale prenderò. Voi lo sapete? Commentatemi qui sotto e facciamo un breve sondaggio. E ricordatevi un bel pollice in su per supportare tantissimo questa serie. Oggi, quando voi guarderete questo video, io sarò alla Milan Games Week. Ci saranno tantissime attività da fare, ma vi ho preparato un video per annunciarvi questa cosa. Ve lo lascio qui. Se non vi interessa, potete skippare un minuto avanti questo video, perché oggi abbiamo tantissime notizie di cui parlare. Allenatori, vi aspetto sabato 6 e domenica 7 ottobre alla Milan Games Week. Ma scopriamo insieme quali attività ho in serbo per voi. Sabato 6 dalle ore 10.30 alle 11.30 mi troverete sul palco Nintendo per giocare insieme a Super Mario Party. Il divertimento è assicurato. Poco più tardi dalle ore 12.30 alle 13.30 ci sarà uno spettacolo dove parleremo dei nuovi titoli Pokémon. Per tutto il resto della giornata, quindi dall'ora di pranzo fino a sera, mi troverete nell'area Nintendo, pronto per fare foto e autografi con tutti voi. Domenica 7 ho organizzato un raduno speciale insieme a The Lars e Frake. Dalle ore 15 alle ore 17 faremo foto, autografi e distribuiremo gadget esclusivi a tutti quanti. Comunque sia, durante tutto l'arco della giornata mi troverete sempre all'area Nintendo e sul palco in svariate occasioni. Tutte le informazioni le trovate qui in sovraimpressione e sul mio profilo Instagram. Ora però vi lascio al video. Vi aspetto in tantissimi, grazie a tutti e buona visione. Spero partecipiate in tanti a questa attività. Un grazie, come sempre, a Nintendo d'Italia per preoccuparsi così tanto e farmi incontrare con tutti voi a questi grandi eventi. Oggi, come potete vedere, mi sono vestito con la maglia del team giallo, perché abbiamo veramente un sacco di notizie di Pokémon Go. Veramente, se questo gioco lo aggiornavano costantemente quando è uscito, veramente adesso c'erano molti più utenti. Molti l'hanno abbandonato proprio perché questi ultimi scarseggiavano. Ma non è così, ragazzi! Ho una lista piena, ma veramente piena di novità. Ma prima di parlare di Pokémon Go, parliamo di giochi Pokémon ovviamente e del brand di carte. Finalmente Zero Hora è disponibile in tutti i GameStop italiani fino al 15 ottobre, quindi non fatevelo scappare. Mancano pochissimi giorni, allenatori. Invece dal 5 ottobre sono disponibili tramite Nintendo Network i Pokémon leggendari Reshiram e Zekrom. Ricordo che il leggendario Reshiram sarà disponibile su Pokémon Luna e Ultra Luna, mentre Zekrom su Pokémon Sole e Pokémon Ultra Sole. Quindi mi raccomando, prendeteli. Parliamo del brand di carte. Sono state svelate nuove carte che faranno parte della mini espansione Dark Order. Abbiamo la carta di Upa GX, che con il suo attacco Mano del Diavolo GX permette di scegliere 6 Pokémon dell'avversario tra i suoi Pokémon X e GX e infliggere 30 danni a ciascuno Pokémon selezionato. Devo dire, una carta veramente veramente forte, se giocata ovviamente nel corretto modo. Insieme ad esso sono state annunciate delle nuove sleeve come protagonisti Upa e Augusto e nuove carte di cui Jereshi, Tyranitar, Grimer di Alola, Mach di Alola, Bisharp, Blizzo e Zebstrika. Quasi quasi, ragazzi, questo set in giapponese me lo acquisto. Vedo se su eBay c'è qualche bella offerta e magari ve lo posso anche portare come spacchettamento giapponese. Cavolo, era dal 2015, ragazzi, che non vi portavo spacchettamenti dal Japan. Sarebbe interessante come cosa. Commentatemi. È arrivato il momento di parlare di Pokémon Go. Ultimamente, ragazzi, come vi avevo promesso, ho riportato Pokémon Go sul canale, portandovi almeno 2 episodi in giro a settimana. E devo dire che la vostra risposta è stata abbastanza positiva. Quest'estate, ragazzi, avevo intenzione di farlo, ma faceva un caldo. Ma un caldo veramente atroce. E non potevo, ragazzi, uscire con questa telecamera qui, che pesa veramente tantissimo, perché come potete vedere ha un'ottima qualità, quindi è bella ingombrante, con 30-40 gradi fuori. Ragazzi, era impossibile. Ma ora c'è un fresco bellissimo e vi posso assicurare che per quest'inverno ne usciranno tantissimi di video di Pokémon Go. E se questa serie vi piace, potremmo continuarla anche per tutto il 2019. Che ne dite? Prima Raikou, poi Entei e ora Suicune, nelle ricerche settimanali. Infatti, dal 1 ottobre sarà disponibile nelle ricerche sul campo il leggendario Suicune, che poi avete già visto nel video di Pokémon Go uscito qualche giorno fa. Suicune rimarrà nel pacco misterioso per tutto il mese di ottobre.
ottobre. Quindi ragazzi, potete farvene almeno 3 o 4, eh. Ma secondo voi, qual è il prossimo Pokémon leggendario che aggiungeranno alle ricerche settimanali? Commentate! Come vi ho già detto a inizio video, io sarò presente alla Milan Games Week e ci sarà un evento incredibile di Pokémon Go. No, tranquilli, nulla che sia a pagamento, è proprio un evento esclusivo per l'Italia, qualcosa di incredibile. Infatti, nei giorni di Milan Games Week, dal 5 al 7 ottobre, sarà possibile trovare degli unknown esclusivi proprio all'interno della fiera. Gli unknown M, G e W. Vi mancano? E allora è meglio che andate, perché sono abbastanza rari. E poi se siete là, passate pure a trovarmi, scusate, eh. Un evento irripetibile e unico per l'Italia. Nelle notizie di Pokémon Go, ragazzi, aggiungo anche la notizia di Meltan, un Pokémon abbastanza misterioso che è stato rilasciato alcuni giorni fa in Pokémon Go. Più che rilasciato, era una sorta di troll, infatti è un ditto. Sul canale ufficiale di The Pokémon Company è apparso un video che parla del nuovo Pokémon bullone Meltan. Sono state svelate nuove caratteristiche di questo Pokémon di tipo acciaio. Esso è costituito prevalentemente da metallo liquido, genera elettricità servendosi del metallo che assorbe grazie alle braccia e alle gambe. Una volta assimilata l'energia, può usarla come fonte d'energia, oppure usarla per attaccare grazie al suo occhio. Una cosa sembra essere abbastanza chiara di questo Pokémon misterioso, ed è per questo che ho voluto inserire questa notizia all'interno delle news di Pokémon Go. Per avere Meltan su Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu sarà necessario catturarlo su Go e poi trasferirlo all'interno di questi giochi. Chiudendo il discorso Meltan, parliamo di un altro Community Day veramente molto speciale di Pokémon Go. Stiamo parlando del Community Day dedicato a Beldum. Il Community Day si svolgerà il 21 ottobre, dalle ore 11 alle ore 14. I Beldum cromatici appariranno con più probabilità, la distanza delle uova incubate durante l'evento sarà ridotta a un quarto e i moduli esca dureranno 3 ore invece che 30 minuti. E i Metagross potranno imparare una mossa esclusiva fino alle ore 15, un'ora dopo la fine dell'evento. Sicuramente ragazzi, in questo frangente, quindi dalle 11 alle 14, andrò in giro tantissimo e vloggerò per poi portarvi il video della cattura dei Beldum. Li faremo evolvere in Metagross e poi speriamo di trovare qualche Pokémon cromatico, così ci facciamo un bel video. Per quanto riguarda Deoxys, ricordo che i biglietti Ride X saranno disponibili dal 2 ottobre, quindi sono già disponibili da alcuni giorni. Il tasso di cattura sarà del 6%, ma questo può aumentare. Come? Grazie alle bacche Lampon, a tiri curvi e grazie a una medaglia psico di livello bronzo, argento oppure oro. Se avete questi requisiti, il livello si alzerà e avrete più probabilità di catturare Deoxys. E ora parliamo di uova Pokémon. Come sapete, dalle uova da 7 km escono dei Pokémon veramente molto interessanti. Pokémon regionali rarissimi. E io infatti, ragazzi, ho trovato Farfetch che mi mancava e quindi ho stato molto fortunato, dato che ha l'1% di uscire da queste uova. Cosa ha fatto Niantic in vista di Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu? Semplicemente tramite un tweet ha dichiarato che fino all'8 ottobre saranno ancora disponibili questi Pokémon regionali all'interno delle uova. Quindi ragazzi, siete ancora in tempo per trovare Tauros, Farfetch e tutti questi Pokémon così rari, se vi mancano, così che poi potrete trasferirli Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Ricordo inoltre che ci sono nuovi boss all'interno dei raid. Nel livello 1 ci sarà Drowsy, Magikarp, Meditite e Wailmer. Nel livello 2 Slowbro, Exeggutor, Kirlia e Mawile. A livello 3 Raichu Formalola, Alakazam, Starmie, Jinx e Claydol. A livello 4 Marowak, Formalola, Ondu, Tyranitar e Absol. Quindi allenatori, vi consiglio di fare tanti raid in questo periodo perché sono dei Pokémon veramente molto interessanti. Inoltre sono state rilasciate anche le forme cromatiche di Kingler e Krabby ed insieme a loro è stata anche rilasciata la forma di Spinda numero 1. Ragazzi, troppe notizie, veramente tante tante tante, eh. È stata annunciata anche una nuova zona safari a Taiwan. L'evento avrà luogo dal 1 al 5 novembre presso il Taiwan Metropolitan Park. In quel periodo, ragazzi, purtroppo non sarò a Taiwan, purtroppo, ma bensì sarò a Lucca con Nintendo. Piccolo spoiler! In questa zona safari si potranno incontrare dei Pokémon che normalmente sono difficili da trovare, tra cui Relicant, gli Unown e anche la forma cromatica di Pinsir. In più, proprio da ieri sera, sono stati rilasciati dei Pokémon in Pokémon Go veramente molto interessanti. Pokémon di tipo psico ovunque, ragazzi! E a me mancava Alakazam e Hypno per completare il Pokédex di prima generazione, quindi capita proprio perfettamente. Quindi ragazzi, fino al 14, se vi mancano Pokémon di tipo psico, uscite e prendeteli. Ce ne sono veramente tantissimi, tra cui anche Drowsy e Hypno cromatici. Correte. E ora
ragazzi, una notizia del brand prima di passare alle vostre domande. L'azienda Ori ha annunciato l'uscita di molti accessori per la Nintendo Switch e anche per Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Tuttavia, questi articoli saranno disponibili purtroppo solo su Amazon Giappone. Ma tranquilli che tanto c'è la spedizione internazionale, quindi potete benissimo prenderli. Vediamo nello specifico alcuni di questi articoli. Abbiamo una custodia protettiva e una custodia da viaggio per la vostra Pokéball Plus. Sempre per la Pokéball Plus, uno stand di ricarica. Una nuova custodia a monospalla pensata per poter trasportare la vostra Nintendo Switch fuori casa. E una nuova custodia rigida. E dei contenitori per le vostre cartucce di gioco. Di tutti questi articoli, ragazzi, ce n'erano alcuni veramente molto interessanti. E quello che mi è piaciuto di più è sicuramente il contenitore per la Pokéball Plus. Qualcosa di veramente carino da aggiungere alla vostra collezione. Il Pokémon News termina qui, purtroppo. Ragazzi, ultimamente si parla solo di Pokémon Go. Ci sono periodi dove Pokémon Go muore e periodi dove si parla solo di Go. Vabbè, ricordo che se volete che Federic risponda a qualche vostro commento, sapete cosa dovete fare. Eddie Channel, ciao Federic. Please, quando uscirà Pokémon, fallo lentamente, non rushare. Così ce lo godiamo tutti insieme, magari due episodi al giorno. E fai anche un extra, tipo negli altri Pokémon, per esempio X e Y, con i misteri di Quattr'occhi. Continua così, bro. Allora, ragazzi, nei precedenti giochi facevo i misteri, facevo tante cose, perché erano effettivamente giochi nuovi. Il Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu probabilmente sarà tutto come il passato, quindi ci sarà poco da misteri e cose del genere. Vedremo se hanno aggiunto qualche chicca all'interno del gioco. Tuttavia, ragazzi, quest'anno farò sicuramente 3 episodi al giorno, /4. Faccio sempre così come ogni anno, quindi non rascio. Sicuramente non rascio, solo che ho il gioco in mano e voglio finirlo, perché non è che posso aspettare ogni giorno, cioè voglio finirlo, ok? Prossimo commento! Fede, ma Heart Gold e Soul Silver che fine hanno fatto? Ragazzi, YouTube Italia non è più come una volta. L'utenza purtroppo è cambiata e io ho visto che Heart Gold e Soul Silver non se lo fila più nessuno. Ho caricato i Super 4 e il campione e entrambi gli episodi avevano 10.000 visite. Ragazzi, sono pochissime. Io queste visualizzazioni a quei video le facevo quando avevo tipo 40-50.000 iscritti. Ho detto, se la gente non frega più niente, non lo faccio più. Finisce lì alla Lega. Non so se farò anche canto. Vedremo. Per ora, ragazzi, la serie è interrotta. È vero, io dovrei portare quel genere di gameplay anche a quelle poche persone a cui piacciono. Però, ragazzi, questo è il mio lavoro. E se io incomincio a fare solo queste cose di nicchia, io domani chiudo baracca e non potrei più stare qui in questo ufficio a fare video. Devo portare sì serie originali come questa che vengono viste da poche persone, e poi devo portare anche qualcosa che può interessare anche a un altro pubblico. Proprio per questo, per il 2019 ho intenzione di crearmi un secondo canale, dove qua portiamo solo argomenti Pokémon e non lo tocchiamo con altre cose, e nel secondo porterò qualsiasi cosa. Che ne dite? Scrivetemi qui sotto nei commenti se vi sembra una buona idea. E nulla, io direi che per questo video può essere tutto. Invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, passare al Games Week a salutarmi e ci vediamo al prossimo video. Pokémon News, riuscirò ovviamente il prossimo sabato. Da Federic è tutto, ciao a tutti!